Io faccio l'elfo! Posso parlare con la Renna, che forse è intelligente? Renna, vieni un attimo. Ciao, grazie. Ciao, continua così, bravissimo. Sì, sì, bravissimo. Ciao Renna, come ti chiami? Non mi dire Renna, per favore. Ma come ti chiami? Elfa! Siete figli degli stessi genitori? Scommetto che il cognome è Elfa. No. E com'è il cognome? Vabbè, Babbo Natale, vieni qua, vieni. Ma come, dove li hai trovati a queste qua? Tutti i giorni con loro stai, ho capito perché. Una volta all'anno, perché tutto il resto stai depresso, figlio di stare insieme a questi aiutanti. Ho detto che stai depresso, figlio di stare con loro. Aspetta, Babbo Natale, che non ti sento. Siccome non le pago, allora sono le più economiche sul mercato. È tutto lo stesso problema, però. Ma almeno li metti i contributi. C'è crisi! Li metti i contributi. Ah, sì, nero, così dobbiamo andare avanti. Vabbè, da. Dove sta il Grinch? Il Grinch parla, Grinch, tu parli. No, il Grinch è vero, il Grinch. Gli abbiamo tagliato la lingua. Vabbè, vieni, ti esprimi a gesti, Grinch, vieni, vieni con noi, vieni. Guarda, ehi Grinch, mo abbiamo passato il centro estetico, una ceretta te la potevi far fare. Almeno a Natale, oddio sa. Vabbè. Tutto a posto? Tutto a posto? Sì, ha detto sì. I cioccolatini sono pronti? Te li sei mangiati tutti tu? Vabbè, però non si fa. E si vede! Ma la pancia è vera? Sì! Ah, sì. Chi è che si è urlato sì? Sì, 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 sì! Niente. Va bene. Lui è il Grinch, facciamo un applauso al Grinch che questa sera ci è venuto a trovare, che di solito non si fa mai vedere, perché non gli piace proprio il Natale, vero? No, lui è il nostro zerbino durante l'anno! È a Natale fa il Grinch, ma durante l'anno fa lo zerbino, perché è peloso, ci puliamo i piedi. Ma è un modo di dire o veramente? No, no, è vero, ah, è vero! Veramente? Sì, sì, sì. Veramente? Sì, che brutta sì. Fine Grinch che fa. Mi aspettavo di meglio da te. Va bene, insomma, io farei mettere un po' di musica dal caro DJ qui che sta aspettando il via, è vero DJ? E allora tutti i bambini faranno un balletto insieme a noi, i trampolieri, al ritmo di musica, è vero? Siete pronti? Siete pronti a fare un balletto insieme a questi bimbi? Siete pronti? Voi siete pronti bimbi a fare un balletto in attesa dei cioccolatini?
E allora DJ, mettimi un po' di musica bella alta, grazie. DJ, ehi, lascia la birra, metti un po' di musica, dai. Sempre la birra in mano. DJ, ehi, dite qualcosa. È il DJ è triste. Ma c'è bella della fidanzata! Lascia stare la fidanzata! Ma il DJ lo pagate? No! Ah, boss, meno male! Ci paga lui! Allora, chi vuole i cioccolati? Il gruppo Scout, la Caritas qui presente, qui rappresentata da Elisabetta Mandrillo e anche il responsabile dell'ufficio cultura Lino Libera. E naturalmente ringrazio anche io tutte le colleghe che hanno davvero collaborato insieme a me per la realizzazione di questo evento. Grazie a tutti. Brava! Babbo Natale sta per consegnare il sacco di Natale alla Caritas, rappresentato da Elisabetta Mandrillo. Madonna santa, adesso è... Ma ci sono tutti! Sento la voce tua da sola. Buonasera a tutti e da parte della Caritas volevo ringraziare coloro che si sono impegnati sia per la realizzazione di non solo questa serata, ma di tutte le varie serate che ci sono state e che sono state molto positive e accolte da tutti i bambini. E inoltre volevo comunicare a tutti che questo sacco è soltanto un sacco simbolico, perché i giocattoli sono stati già portati alla Caritas e sono stati già donati ai bambini. Quindi ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato, l'associazione e l'amministrazione comunale e tutti quanti si sono adoperati per magari dare un sorriso in più a chi quest'anno non poteva permettersi di comprare il giocattolo. Auguro un buon Natale a tutti, ringrazio ancora l'associazione Pulsiamo da Mare e buon Natale a tutti. Thank you.